Non conosce crisi il mercato immobiliare turistico italiano? I dati del quarto report nazionale della Federazione Agenti Immobiliari Professionali sono stati presentati nella sala stampa della Camera dei Deputati. Le risposte degli agenti affiliati FIAIP, elaborate dal Centro Studi Nazionale, hanno messo sotto la lente l'andamento del mercato 2023 e le previsioni sulla stagione invernale alle porte. Ne è emerso un quadro a colori, come è stato definito, a dispetto della corsa dei tassi di interesse e delle crisi internazionali. A far da traino anche quest'anno sono state le seconde case, al mare e in montagna le più richieste, ma bene anche città d'arte e borghi. Le compravendite sono aumentate dell'1,5% nel primo semestre e sfioreranno il 2% a fine 2023. L'acquisto delle seconde case avviene spesso senza attingere un mutuo, per cui non c'è stata questa flessione come c'è stato nell'acquisto delle case residenziali, per cui vediamo un trend del numero di compravendite delle case, delle prime case in diminuzione, ma invece il numero dell'acquisto delle seconde case è in aumento. Questo è soprattutto grazie a coloro che attingono a capitali propri nell'acquisto degli immobili. Queste seconde case vengono acquistate per l'88-90%, li ho definiti, dai nostri genitori, quindi i cittadini italiani, che ci vedono anche a livello europeo come un unico, come il 73% delle famiglie italiane sono proprietarie, solo il 26% vivono in locazione, a differenza dei dati della Germania in cui vede il 50% dei proprietari, il 50% in locazione. Quindi questa è una cultura che ci rende orgogliosi del popolo italiano che è tornato a credere all'economia reale. 234 miliardi, quasi il 13% del PIL, sono le cifre generate dall'immobiliare turistico, con il numero di locazioni brevi praticamente triplicato dal 2018 ad oggi e i canoni di affitto cresciuti anche quest'anno del 5%. Mediamente le famiglie italiane affittano case per una settimana e spendono tra i 900 e i 1500 euro. Ancora maggiore la propensione alla spesa dei turisti stranieri, la cui presenza è aumentata del 3,6% in un anno e dai quali si attende un 2024 da record. A cominciare da questo inverno, che segnerà un più 10% di locazioni secondo le previsioni FIAIP, in particolare nelle nostre perle alpine, dal Sestriere a Bormio, da Ortisei a Cortina. Abbiamo prima di tutto un tasso di ripetitività, cioè vuol dire che il turista straniero sta ritornando, ha scelto il nostro bel paese per soggiornare o per comprare una seconda casa e ritorna, ma soprattutto scelgono una tipologia di immobili che possa ospitare il nucleo familiare, che possa almeno essere di 3-4 persone o qualche volta, e questa è una percentuale che è aumentata rispetto all'anno scorso, ville o casali. Nel 2023 è salito al 54% del totale il numero delle agenzie che hanno transato delle locazioni brevi. Gli agenti immobiliari dunque sempre più attivi nel ruolo di ambasciatori italiani del turismo e garanti di legalità e trasparenza, un valore davvero aggiunto nell'era delle piattaforme digitali. Un riconoscimento alla categoria e al settore è arrivato anche dall'intervento di Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia. Dobbiamo pensare a una vera e propria rigenerazione urbana, economica e sociale anche del turismo, perché gli immobili devono essere sempre più ecosostenibili ma anche adattabili alle condizioni climatiche che stanno cambiando. Allora dobbiamo pensare ed agire immediatamente sia per quanto riguarda una pianificazione strutturale del settore ma anche una pianificazione del futuro e una fiscalità diversa rispetto agli affitti normali. Nei giorni in cui il Parlamento sta varando la legge di bilancio, che conterrà tra l'altro anche una modifica alla cedolare secca, la FIAIP torna a sottolineare la necessità non più derogabile di mettere ordine al caos legislativo. Su un comparto economico sempre più strategico, che nella sua interezza rappresenta quasi il 35% del PIL, ancora oggi legiferano troppi ministeri e troppi livelli istituzionali, con il risultato di una intricata matassa burocratica e fiscale. Il mercato immobiliare turistico si conferma essere una vera risorsa per l'economia locale e nazionale, aumentano le locazioni turistiche, aumentano i canoni di locazione, aumentano i rendimenti dettati dagli affitti brevi con finalità turistiche. Serve un vero piano nazionale sulla casa che attui delle politiche abitative per tutte le amministrazioni comunali che siano virtuose, che siano nella direzione appunto di andare a prevedere un piano strutturato di edilizia pubblica sociale convenzionata attraverso il quale si mettono a disposizione abitazioni per chi non si può permettere di comprarle, senza andare invece ad attuare delle norme liberticide che vadano invece a limitare appunto un segmento così virtuoso come è quello delle locazioni turistiche.